Sì. Questo è il primo percorso però dove non si passa dalle piastre, ma si passa dalla collina. Era un po' un'incognita, ci ho provato, è andata bene, è andata bene. Un po' più lunga, un po' più impegnativa rispetto alle altre edizioni, perché sono circa 20 km di più, però ce l'ho fatta. Sì, per 2 anni sul percorso di 74 km sono arrivata sempre seconda. Quest'anno ho provato a vedere di provare a vincerla, ce l'ho fatta. È una bella emozione perché appunto per 2 anni ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta a vincere e questa volta ho avuto degli aiuti, degli amici che mi hanno aiutato a venire su perché veramente gli ultimi 5 km, 6 km sono duri, stanchi. E quindi ho avuto anche un supporto psicologico veramente grande da degli amici che ringrazio veramente. Allora, forse il punto a scollinare l'Oppio, che ho passato il primo traguardo prima e poi ho provato ad andare via in discesa per aumentare un pochino il distacco. Poi quando ho ricominciato a salire su per la Lima ho visto che non c'era nessuno dietro, allora lì ho capito che probabilmente ce la facevo. Prossimo impegno? No, per ora ho fatto la maratona delle Dolomiti, adesso questa, adesso un po' di riposo perché no, ora basta, altri impegni, no, niente.